durata 2 ore 55 minuti. Lando dal servizio. Ed è un dirittaccio che va a Lando il suo primo film. 15 love. Subito una incertezza da parte di McEnroe che guarda il giudice di sedia, guarda il punto dove è rimbalzata la palla, segna e segnala che secondo lui il servizio era fuori. 30-0 comunque è il giudizio dell'arbitro che non viene cambiato. Prima palla molto indicata, 40-0. Buon inizio per Lando, che ha tre palle dell'1-0 nella prima partita. Dopo 40-15. Lando da ieri, potrete notare, si è regalato un taglio di capelli. Gioco per Lando, 1-0, studio voi la linea. McEnroe al servizio, Ivan Lando 1-0 nel primo set. Doppio fallo. Di iniziare un turno di servizi. John McEnroe dall'inizio dell'incontro ha conquistato un solo 15 grazie a un doppio fallo, pensate, di Lando. Abbiamo già totalizzato 2 doppi falli. Dentro con i piedi nel campo John McEnroe che colpisce sempre questa palla più avanti possibile. Ad eccezione del servizio che è molto picchiato, molto appoggiato, John McEnroe non colpisce la palla con grandissima violenza, però gioca un tennis talmente anticipato, talmente avanti e trova degli angoli così impossibili. Ancora un attimo di incertezza da parte di McEnroe che chiede con gli occhi, non dico tanto a questo signore che viene chiamato in causa dal cameraman, al giudice di sedia, se è disposto ad accettare il giudizio. Perché il giudice di sedia può anche cambiare. Guardate la bellezza, vedete una palla sulla quale McEnroe non retrocede mai, ma trova sempre un angolo perfetto. Guardiamola assieme, guardate la bellezza di questo colpo completamente bloccato, una volée giocata talmente avanti che non c'è alcun tipo di preparazione, però 40-15 è un colpo talmente preciso.
perché sorprende Landry. Un gioco pari. Vediamo quindi che i due giocatori hanno vinto il loro turno di servizi cedendo un solo 15 all'avversario, e questo è accaduto grazie a un doppio fallo. Dovrebbe, sì, direi dalla faccia di McEnroe era buona 15-0. Infatti McEnroe oltretutto l'ha giudicata e ha giudicato che uscisse, invece ha commesso un errore. Che oltretutto camminava a grande velocità, ecco, rivediamo assieme, vedete sempre questa palla colpita molto avanti, una prima volée appoggiata, ci hanno tagliato il passo anche lungo linea, fa 40-15, sono due palle del 2-1 in favore di Lando. Poderoso, è una discesa singolare da parte di Lando. Ieri lo abbiamo visto a rete una sola volta, invece questa volta è sceso con intenzione. 40-30. Ancora una palla di servizio validissima. Ferma il passante, 2-1, studio con la linea. Lando leads 2-1. Il punteggio in favore di Evan Lando con McEnroe per la seconda volta al servizio. Al pubblico sul fondo del campo di sedere, abbiamo sentito l'arbitro chiedere più volte alla gente di sedersi velocemente. Ecco, da qui si può vedere bene, quando la telecamera è messa bassa, quanto sia insidioso il servizio di McEnroe. 0-15. È la seconda volée che perde cercando di smorzarla in modo eccessivo l'americano. D'altra parte è un tipo di colpo così caratteristico nel repertorio di McEnroe, gli ha dato oltretutto talmente tanti punti che è giusto che McEnroe lo giochi. 15 pari. Il nastro però viene chiamata anche fuori e McEnroe gioca la seconda di servizio. . 30-15.
Questa è Della, detto McEnroe, sottolineare la prima palla di servizio, però è Della davvero la seconda, 40-15, sono le due palle del due pari. Questo John McEnroe, che tra l'altro, faccio un pettegolezzo, pare abbia scoperto le donne, un fatto che è accaduto a Bjorn Borg stroncandogli la carriera, e di questo i pettegoli dicono che il giocatore americano sia abbastanza preoccupato. Ah sì, sì, questa è una palla molto ben giocata, aiutata anche da un pizzico di fortuna. 40-30. In questo momento a New York, con John McEnroe, c'è Tatum O'Neill, che è la figlia di Ryan O'Neill, l'attore americano. Ancora una palla del due pari per McEnroe. La risposta è fuori ed è giusto. Direi che è più equilibrato di così non si potrebbe iniziare un...